bello. Manco a farlo apposta, eh. Cosa prendiamo? Nemici militari o nemici infetti? Per il momento ti direi quelli militari. Che poi è il 10%, non è che guadagniamo sto grande bonus, sia chiaro. Però, meglio che nulla. D'accordo, padre. A proposito, come ha fatto a raggiungere la zona verde? I ponti sono distrutti. Non il ponte aereo. La Blackwatch manda elicotteri da trasporto tra una zona e l'altra. Ho corrotto uno dei piloti per farmi trasportare. Vabbè. Non sono bravo a corrompere. Credo che prenderò un poveraccio e gli ruberò il posto. Ci vediamo presto, padre. Mi stia bene. Allora, io lo ripeto. Se ci vai a pensare, il virus Mercer è di una pericolosità assurda. È veramente pericoloso perché, cavolo, non ti puoi fidare assolutamente di nessuno. Sta zitto. Che è successo? Hai visto qualcosa? No, non ho visto niente. A parte il lanciarazzi che è appena volato via. Ecco fatto. Eccolo lì il nostro pilota. Ed ecco fatto, tutti quanti i rilevatori non ci sono più. Io lo ripeto, fossi un soldato, sai, vedi uno che si butta da un palazzo, vedi i vari cosi che vengono spaccati, beh, due domande me le farei. Il problema è che il nostro amico qui è sorvegliato, ma lui no. Ecco fatto. Fermo, 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 fermo. Biglietti, prego. Grazie. Fatto. Il ponte aereo Dragon. Raggiungi 1. Il ponte aereo. Prepariamo al decollo. A tutti i passeggeri, fate subito rapporto alla piattaforma. Grazie. Arrivo subito. Dragon 1, qui è il sergente Jenkins. Fermi dove siete, sto per salire a bordo. Ricevuto, sergente. Ok, non riuscivo a muovermi. Ponte aereo. Che poi, oggettivamente, boh, secondo me con il giusto salto ci arriviamo tranquillamente anche oltre il ponte, eh. Secondo me, un po' come in Infamous, che se riesci a prendere i cavi, tutte le cose giuste, piano piano ci arrivi. Parere mio, eh. Ed eccoci nella zona verde. Tutta tranquilla, tutta bella, la vita è tranquilla. La macchina si schianta contro gli alberi. Che è successo lì? Forse ci manderanno via, però. Grazie ai tunnel, gli infetti di merda entrano qui dalla zona rossa. Cazzo, che roba. Sei qui per il briefing? Di cosa stai parlando? Il tenente Riley ha chiesto delle altre truppe per delle operazioni importanti. Sai, visto che importanti? Sei uno degli uomini di fiducia, mi chiedevo se fossi qui per questo. Forse è il caso di imbucarmi a quella festa. Comunque lo ripeto, secondo me ci arriviamo tranquillamente dall'altra parte del ponte. Ricevuto, Dragon 1-1, potete atterrare. Beh, il ponte aereo ha funzionato. James. D'accordo, ci sono. Incontriamoci. Abbiamo molto di cui parlare. Già. Sì, direi. Ti sto inviando le mie coordinate. Fa attenzione, James. Questo raggiungi quartiere era la prima guerra. Di una volta. Non si preoccupi, padre, non passerò col rosso. No, no, eccoci qua, padre. Cosa ha trovato? Di qua. Ecco, da un'occhiata. I sintomi del virus iniziarono a Penn Station. Ok. Poi, un anno più tardi, la seconda epidemia. Mm-hmm. Un contatto di Atena ha analizzato vettori aerei, acquedotti, ogni possibile trasmissione virale. Ok, ma non c'è tempo per questo. Mercer. Ecco. Aspetti, sta dicendo che la seconda epidemia ha avuto inizio nello stesso luogo della prima. Guarda. Era sempre Mercer. Mercer. Ha dissanguato un po' dappertutto, insomma. Li ha uccisi lui, padre. Maya e Colette. Lo so. Scopriremo cosa ha in mente. Lo fermeremo.
E poi distruggerò quel suo bel faccino. Bene, ma dove iniziamo? Non ho indizi. E neanche Athena. Scaleremo la loro struttura gerarchica. Sabrina Galloway è già in linea come amministratrice. Sabrina Galloway è una talpa. Mercer l'ha messa a spiare la Gentech. Sì, la conosco. Ecco, Sabrina Galloway amministra la Gentech. Oggi la Blackwatch terrà un briefing su di lei. Dove? Andiamo a vedere questo briefing allora. Ecco, ti ho appena inviato le coordinate per il briefing della Galloway. Perfetto, è nella base della Blackwatch. Fortuna che ho il mio travestimento da sergente Jenkins. Vabbè. È proprio dietro casa, Non ci siamo neanche dovuti muovere più di tanto. Benvenuto nella zona verde. Sono il sergente Salvatore. Quando Salvatore, hanno posticipato, gli infetti stanno assaltando l'esercito di quest'area. Gravi perdite civili, il QG vuole che risolviamo la cosa. Ok. Cottonmouth 22 attende i suoi ordini. Beh, a quanto pare abbiamo un carro armato tutto per noi. Facciamo con calma. Ho sbagliato, scusami. Mi è uscito Ruba e mi è sembrato subito strano. Che dobbiamo fare? Sì, sei al briefing. Non posso parlare, padre. Se non mi metto a fare il soldato e a spaccare un po' di roba, non arriverò mai a quel briefing. A dopo. Copperhead 2-2. Raduno con Copperhead 2-1 alla operativa. Muoversi. Bonus, investi gli infetti. Ah, beh. Facile, allora. Soldati, bibi. Devo passare. Che soddisfazione investirla sta gente. È così divertente. Fermo. Ricevuto. Ah, che bello. Ma sono 60, dove cacchio li trovo? Situazione neutralizzata. Ricevuto. Raduno con le unità nell'area operativa designata. Armi pronte all'uso. Ricevuto. D'accordo. Copperhead 2 Actual, qui Grizzly 2-3. Siamo sotto attacco pesante. Sono pronti. Arrivo. Ricevuto. Kodiak 2-1, potete aiutare? Certo. Kodiak 2-1, siamo sotto attacco. Copperhead 2-2, dirigetevi subito al punto d'incontro. Ci sono, non vi preoccupate. In mezzo al traffico civile, basso. Eccoci qua. Merda. Copperhead 2 Actual. Copperhead 2 penso io. Nella zona calda. Ha ricevuto Copperhead. Che poi oggettivamente comunque siamo militari. I termini militari comunque li conosciamo per davvero. Magari non gli stessi della Blackwatch, per carità, però non siamo gli ultimi degli stronzi. Ho sbagliato? Fermo. Ecco qua, e uno è andato. Cacchio. Oh, finito i colpi. Che bello che però, mentre siamo sul carro armato, a noi se ne frega totalmente il bestione, Dove vai? Dove sei? Io intanto devo ancora investire altri stronzoni. Morto, andato. Dai, non ho tempo di starmene qui ad ammazzarvi tutti. Beh, perché no? Il tempo, volendo, ce l'abbiamo. Se mi dici che non hai voglia, un altro conto. Oh no, è quello grosso. È quello grosso scudo. Perfetto, andato. Ecco. Qua. Che succede? Che fa? Distrutto in volo, così, a caso. Arrivo. Fammeli investire un po', che devo arrivare a 60. Ecco qua. Bella la zona verde, comunque, Due, abbiamo fuoco incrociato, attenzione! Sto arrivando. Devo investirne altri 30, un attimo. Altri 15, dai che ci siamo, me ne mancano solo 10. Eccomi.
Dov'è il bestione? Credo che stia arrivando. Eccolo là. Piano piano si avvicina e io intanto ne approfitto. Fermo lì. Perfetto, dai. Scusatemi. E uccidi Bruti un attimo. Lasciami, brutto coso rosa. Coso rosa. Vai, 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 vai. Approfittane. 2-2, attenzione alla linea di tiro. O mi prendo calci in culo. Allora, aspetta. Perfetto, il bonus l'abbiamo preso. Perfetto, andato. Tutto questo per andare a un incontro. Merda, non sei molto in forma. Il problema è che mi sta per esplodere il carro armato, eh. Eccolo. Devo stargli lontano, perché se mi prendono... Esatto, kaboom. Arrivo, arrivo. Ricevuto. Avevo paura di non beccare tutti gli effetti. Guarda quanti ce ne sono. Bene, rinchiudiamo questa merda. Mi sta per esplodere il... di controllo GPS. Il cacchio di carro armato, eh. Oh, fantastico. È arrivata l'itera. Il 2-2, muovetevi. Mi sta per esplodere. Affanculo. Dai che ce la facciamo a sopravvivere. Sì che gli sto lontano. Anche se ho uno di vita, posso farcela. Mi sta inseguendo, mi sta inseguendo, mi sta inseguendo da sottoterra. Covered 2-2, dove cazzo siete? Cazzo, 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 cazzo! Ah! No! Eccolo qua! A sto giro tanto la vita piena ce l'abbiamo, voglio dire. Non c'è neanche troppo da preoccuparsi, però ce l'avevo fatta. Ero rimasto a uno di vita, ma l'ultimo colpo mi ha fregato. Ecco, fatto, è una... È andata. Manca una seconda. Ecco, mi ha preso in pieno. Perfetto. Andata. Lavoro 2-2, sistemeremo noi il resto del casino. Meno male. Opered 2-2, qui Castle. Tornate subito alla base e fate rapporto. Giusto in tempo. Ci ho appena pensato, ma è Maurizio Merluzzo questo? Padre, sto andando al briefing. Eh sì, dove va sto carro armato? È questa Galloway. James, ascoltami, la zona verde è messa peggio del previsto. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare quella gente. Lei si occupi della gente, padre. Io penserò alla Galloway. Esatto. Se permette, io avrei altri cazzi a cui pensare. Soprattutto dovrei fare in modo che non mi becchino. Copperhead 2-2, entrate nella struttura e passate al canale missione 32. Ha ricevuto? Sì, signore. Sono il tenente Clint Raleigh, nome in codice Castle. Lavoro per il colonnello Douglas Rooks, nome in codice Checkmate. Aha. Se mi state ascoltando, anche voi lavorate per Rooks. Secondo una comunicazione intercettata, due obiettivi si stanno spostando nella zona verde. Il primo è il sergente James Heller, una cavia fuggita. È armato, estremamente pericoloso e il principale armato della sparizione. Sono un'arma. Anton Koenig. Le RDL per Heller sono semplici, fuoco a vista. Il secondo obiettivo è padre Luis Guerra, noto agitatore civile, vigilante e terrorista. Riteniamo che Guerra stia aiutando Heller. Le regole d'ingaggio sono uguali. Tenete gli occhi aperti. I servizi segreti ritengono che Heller stia scalando la gerarchia della Gentech. Una probabile vittima è Sabrina Galloway, il vicepresidente operativo. Rattler 3-1, ti occuperai di proteggerla. Il briefing si conclude qui. Congedati. Sì, signore. Missione completata, nemici e alleati. Heller si è evoluto, livello 7. Perfetto. Dai, dammi un potenziamento, su. Mosse finali. I veicoli corazzati verranno distrutti all'istante. Beh, oddio, non male. Comunque, rigenerazione a sto giro. Puntiamola al massimo, se possiamo. Un estraneo tra di noi. Among Us.